tutti, bentornati e benvenuti nel canale. No, non sono sudata, ho su una maschera per il viso. Come vedrò più avanti, praticamente avevo bisogno di fare una maschera per il viso perché avevo la pelle molto molto secca e mi sono resa conto di non avere in casa maschere per il viso idratanti e quindi ho pensato bene di farmela da me con le cose che avevo in casa. Gli ingredienti appunto li vedrete successivamente, ma sono praticamente cose che abbiamo sempre in casa, assolutamente, e anche perché l'ho dovuta improvvisare. Quindi in questa versione così wow, sto tenendo questa maschera in posa e quindi ci vedremo dopo la videoricetta. Allora, la prima cosa che voglio mostrarvi sono gli ingredienti di questa maschera. Allora, ci serve un uovo, poi del miele, io ho preso questo qui, mille fiori, ma va bene qualsiasi miele voi avete in casa, e ho preso l'olio praticamente d'oliva, proprio dalla mia appunto dispensa. Una cosa, separiamo il rosso dal bianco e iniziamo quindi a montare il tutto. Io lo faccio in questa ciotolina e qui metto quindi il rosso qui e lo inizio a montare con un cucchiaio di olio d'oliva. Ecco qua, questo ci renderà la pelle veramente super super idratata. Per non prendere il frullatore ho deciso di prendere questo qui che è un frullino. Andiamo poi a montare gli albumi a neve. Lo faccio sempre con questo apparecchietto. Alla stessa maniera, ma perché semplicemente sono pigra e non voglio prendere il frullatore. Eccoci qui, abbiamo praticamente i due composti, questo qui è il tuorlo con l'olio e qui invece abbiamo gli albumi montati a neve, come potete vedere. Adesso andiamo a unire i due composti più un cucchiaio di miele. E voilà. Facciamo proprio come se dovessimo fare una torta, quindi. Per rendere il composto un pochino più spalmabile, perché è venuto sì bello cremoso, ma noi comunque ce lo dobbiamo spalmare sul viso, aggiungerò un pochino di amido di mais. Allora ragazze, praticamente sono in cucina per mettermi questa maschera e lo farò appunto con uno specchietto che ho qui. Infatti se mi vedete che guardo qui è per questo motivo. La metterò con questo pennellino. Si deve praticamente seccare questa maschera. In realtà decido di spalmarmela anche sul collo e décolleté. Ho deciso di farla in casa, cioè in realtà non è che ho deciso, in realtà non avevo nemmeno una maschera. Ho maschera per i capelli, maschera per i piedi, per le occhiaie, non mi è più rimasta nemmeno una maschera per il viso idratante. Quindi ho dovuto optare per farmela con le cose che avevo in casa e quindi ho scelto miele, olio e uovo, che sono appunto cose che abbiamo tutti quanti in casa. E l'uovo ha delle proprietà veramente molto nutrienti e ristrutturanti per la pelle, per non parlare poi del miele, che ha delle proprietà addolcenti e molto nutrienti. E l'olio, vabbè, che ve lo dico a fare, io avevo bisogno di una maschera idratante e l'olio d'oliva è il miglior agente idratante per queste cose. E la tengo su per 20 minuti più o meno. Allora, eccoci qui ragazzi, dopo la maschera. Allora, la pelle risulta veramente molto 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 idratata, molto liscia. E la maschera comunque funziona, lo stesso per il décolleté e
veramente buono, mi è piaciuto. Se non avete comunque delle maschere in casa, vi consiglio di fare questa con questi tre ingredienti veramente semplici da reperire. E quindi nulla, io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Truccata!